chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego. Ma il mio intervento intende difendere le categorie più deboli. Sappiamo tutti la crisi occupazionale che vive Taranto, sappiamo tutti purtroppo la piaga atroce del lavoro nero, sappiamo, e lo dicono i dati, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, che noi abbiamo nella città di Taranto un numero enorme di commessi, di dipendenti, molti dei quali purtroppo a nero, che lavorano 8, 9, 10, anche 11 ore al giorno, e lo dicono i dati, e per stipendi da fame, parliamo di 600-700 euro al mese. Non penso che sto scoprendo l'acqua calda, penso che lo sappiate tutti, penso che lo sappiano anche le persone che vivono la realtà sociale e hanno i riscontri dalle esperienze sindacali. Bene, andare a colpire queste categorie, andando di fatto ad aumentare il parcheggio, gli abbonamenti, parlo del Borgo di Taranto, da 25 euro a 75, che sarebbe praticamente la cifra, diciamo, onnicomprensiva, incide in una misura enorme nei confronti proprio dei più bisognosi, perché togliere a uno stipendio di 600-700 euro 75 euro ha una valenza enorme, ha un peso, ha un'incidenza enorme. E quindi non capisco quale sia stata la ragione di passare, di togliere, eliminare una tariffa di abbonamento, diciamo, equo, giusto, sociale, tra virgolette, nei confronti dei lavoratori del Borgo di Taranto. Ne vale l'assurda posizione di Confcommercio Taranto. Mi domando a questo punto se Confcommercio, mi domando davvero, difende i lavoratori, perché stando alla sua posizione mi sembra proprio di no, ma in ogni caso, dicevo, si trattava di una misura che non creava nessun disagio e soprattutto andava a dare ristoro economico a quelle persone che dovrebbero avere lì la macchina, l'auto parcheggiata per 6, 7, 8 ore. Il discorso che si fa dei collegamenti, dell'uso del mezzo pubblico, è un bel discorso teorico, un discorso che certamente nelle città sviluppate, non sottosviluppate come Taranto, attecchisce. Se stiamo a Milano, giustamente a Milano pochissimi usano la propria macchina. A Milano si usa la metro, si usano i bus, ma tu a Milano in un quarto d'ora stai dal Duomo, da zona Duomo a San Siro, in un quarto d'ora 20 minuti. Ma parliamo di un'altra realtà. Qui parliamo di una realtà come Taranto in cui si saltano sistematicamente le corse dell'AMAT, dei bus di Chima Mobilità AMAT. Qui parliamo di una città in cui sistematicamente si verificano avarie a quei bus di Chima Ambiente AMAT, dei quali la maggior parte viene usata nel trasporto cittadino. Qui stiamo parlando di una città in cui, signori cari, e lo dicono le immagini, lo dice la cronaca, i bus si incendiano, prendono fuoco, si ardono, lo capite o no? Allora non mi si può parlare, disegnare una realtà fantastica, paradisiaca, come se ci fossero 500.000 linee di collegamento puntuali, precise. Allora a quel punto io direi: ma non la usiamo proprio più la macchina? Sapete cosa significa dire a un lavoratore vai sul posto di lavoro con il mezzo pubblico oggi? Significa dire tu arrivi con mezz'ora, tre quarti d'ora di ritardo. E poi cosa deve fare il lavoratore? Deve dire al datore di lavoro: scusami, sai, non è colpa mia,
prenditela con l'amministrazione comunale che mi ha detto usa il mezzo pubblico. Signori, io non voglio banalizzare i concetti, ma voglio esprimere la realtà nuda e cruda delle persone, della signora Maria, del ragazzo, della ragazza che stanno alla fermata dell'autobus, magari senza anche pensilina, con la pioggia d'inverno e il sole. Consigliere, la invio a concludere. Colgo alla conclusione. No, scusa, la invito. Concludo subito. E quindi non parliamo delle solite favole, non parliamo di Taranto chissà turistica, è una città in cui, ripeto, i pullman prendono fuoco, e allora non sotterriamo, non affossiamo queste persone che con 25 euro al mese potevano tranquillamente fare la loro vita e parcheggiare la macchina. È un'amministrazione che si sa fare forte con i deboli e debole con i forti. Grazie consigliere.